Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Di recente il rapporto finanziario annuale di CD Projekt ha fatto aprire al pensiero che, essendo Cyberpunk un gioco mid-gen e quindi a cavallo tra nuove e vecchie generazioni, console ovviamente, si apra la possibilità che appunto il titolo esca per entrambe le versioni, vecchia e nuova. Questa notizia deriva infatti dal consiglio di amministrazione della CD Projekt, che svela che il gioco sarebbe in uno stadio avanzato di sviluppo e che, se Cyberpunk avesse la possibilità di diventare un titolo transgenico, allora CD Projekt plausibilmente l'accoglierebbe. Un altro rapporto, sempre uscito dall'amministrazione CD Projekt, è che ha fatto storcere un pochino il naso, direi anche parecchio, è l'annuncio che sicuramente Cyberpunk sarà lanciato entro il 2021, se non prima, ma che dovremo aspettare, o meglio, attendere le tre per gli annunci veri e propri, anche se sempre l'amministrazione non è stata confermata che proprio all'evento atteso si annuncerà una data di uscita, ma più plausibilmente una finestra di lancio. Ultime due piccole news di questi giorni, ma è ancora tutto da confermare, sono solo voci di corridoio. Si pensa che i ragazzi di CD Projekt stiano confabulando con Google per far uscire Cyber su Stadia, e che invece si è confermato il fatto che il titolo che tutti stiamo aspettando non sarà un'esclusiva Epic Games, ma stanno cercando di farla distribuire sulla maggior parte delle piattaforme presenti oggi sul mercato. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.